Si è conclusa in positivo nei mesi scorsi la raccolta del grano nelle campagne del nostro territorio. Buona l'annata e la quantità, che ha reso molto nelle zone collinari, con medie che superano i 60 quintali per ettaro, mentre in pianura tra i 45 e i 50. La qualità, come da ormai da parecchi anni a questa parte, è sempre ottima, peso specifico alto e proteine molto alte, quindi anche quest'anno diciamo che per i pastifici o i mulini, insomma, la qualità sarà ottima, non avranno di che lamentarsi. Inoltre, in questi giorni si sta avviando verso la fine la raccolta del girasole. Tra le realtà del nostro territorio c'è quella della cooperativa di Falcineto, che ha concluso la raccolta la scorsa settimana. Il girasole di tutte le colture a semina primaverile che dovranno passare l'estate è stato quello che si è comportato alla fine meglio di mais, di sorgo e delle foraggere, che purtroppo lì sarà un problema. Il girasole si è attestato nei terreni collinari forti, più tenaci, intorno ai 25 quintali per ettaro, mentre qui in pianura, terreni più aridi, fa dai 15 ai 20 quintali. Certo, non coprirà le spese, però sempre meglio che niente, insomma. La mancanza d'acqua e l'aumento delle temperature dovute ai cambiamenti climatici sta mettendo dura prova sia i raccolti che anche gli agricoltori marchigiani, che ora si trovano a capire quali soluzioni e coltivazioni piantare per le prossime annate. Qui purtroppo gli agricoltori presto dovranno cambiare strategia di semina, perché culture che, visto le sempre più frequenti annate siccitose, le culture che andranno a passare l'inverno sarà un problema, quindi bisognerà studiare delle culture alternative che si andranno a raccogliere prima dell'estate.